Ciao amici di Italia Top Games, o vinco questa o vinco la prossima o sono retrocesso. Paris Saint Germain Francia, partita interessante, che vi devo dire, tifate per me. Ultima giornata, mi sembrava che ce ne fosse anche un'altra, mi sono sbagliato, e allora... E Paris Saint-Germain. Vediamo, ragazzi. È stata una stagione travagliata la loro, è segnata da troppi alti e bassi. Oggi hanno l'ultima possibilità di salvarsi per poter ripartire da qui anche il prossimo anno. Per farlo devono conquistare tre punti. Iniziamo bene. Che può regalare la salvezza. Iniziamo bene. Episodio che potrebbe segnare non solo questo match, però non dico niente visto che non devono rilassarsi ora. Sarà tempo per festeggiare. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ecco Mbappé. Kanté. Buono il contrasto. Neymar. Possibilità per Messi, attenzione. Tentativo bloccato, palla ancora viva. Occhio a Neymar. Servito Messi. No. Potevano raddoppiare il risultato che non cambia, sono sempre avanti di un gol. Vediamo se accuseranno il colpo o se continueranno a giocare con la stessa intensità. Ottima lettura di Messi. L'arbitro assegna il fallo laterale. Wijnaldum. Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Voglio segnare il secondo gol. Non si è fatto trovare impreparato su questo pallone. Beni Eder. Hernandez. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. No. Griezmann. No. Tentativo di Griezmann. Che tornava. No. Azione che resta viva. E c'è un gol pesante che alimenta sempre di più l'incubo retrocessione. Devono reagire. Si sono messi in questa brutta situazione da soli. La colpa è la loro. Ora devono essere bravi a reagire se vogliono uscirne. Tempo ce n'è, però va capito come lo sfrutteranno. Griezmann. Non granché il lancio di Griezmann. Kanté. Tiro murato. Vai. Dai, Messi. Messi. Non bene la difesa qui. Sì! Tantissimo che può valere un'intera stagione con questo risultato. Adesso centrerebbero la salvezza. Piano con i festeggiamenti, però. Vero. La spina, le sorprese in questo tipo di partite sono lì, dietro l'angolo. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Pallone profondo, pericoloso. Era buona l'idea qui, ma la posizione di partenza era irregolare. Per fortuna. Secondo me non ha fatto il movimento giusto, Pier, finendo oltre l'ultimo difensore. Deve fare più attenzione per evitare di sprecare questi palloni. Sergio Ramos. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. No. Berratti sicuro sul pallone. Che peccato. Troppa tensione. Ok. Da ben possesso la Francia. Calma. No, peccato. Pallone che ha superato la linea laterale. Mbappé. Passaggio da dimenticare, palla alla squadra avversaria. Bravo Sergio Ramos, bravo. No. Pogba. La gioca Mbappé, tiro murato. Dice di no con questo intervento. Grande. Corner in mezzo di Mbappé.
È una girata di testa che ha messo a dura prova il portiere. L'ha tolta dalla porta con un intervento da campione. Sono sotto di uno, ma hanno questo calcio in angolo a disposizione. Buono qui il lavoro difensivo. Con la girata di testa, infatti, che è uscita di molto. Tentativo apprezzabile, ma non poteva fare molto di più in quelle condizioni. Bernat. Palla Idrissa Gueye. Attacca il Paris Saint-Germain. Recuperano palla grazie all'ottima organizzazione. Bravo. Francia che storicamente nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi dopo i fallimenti successivi all'Europeo vinto nell'84, culminati con la mancata qualificazione ai mondiali del 90 e del 94. No. È vero, hanno dovuto attendere l'edizione del mondiale disputato in casa nel 98, Pierre, per rifarsi con gli interessi e salire per la prima volta sul tetto del mondo. Quella era la Francia di Zidane, Turan e dei grandi giovani come Henri e Trezeguet, che poi tra l'altro ci tolse l'Europeo del 2000. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Sergio Ramos. La domestica Neymar. Bernat. C'è spazio per il cross. Occhio a Neymar. No. Ha interrotto l'azione con un super intervento. Ci sono metri per Mbappé. Mbappé! Il suo problema per il portiere che la blocca. Sì, perché ha avuto poi tutto il tempo per posizionarsi e prepararla questa parata. Intercetta il passaggio e riparte. Ah. Buono, buono. No. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Si alza la bandierina dell'assistente, posizione irregolare. Gioca spesso sul filo del fuorigioco, no? Per cercare di sorprendere la difesa, ma stavolta è esagerato. Inutile il suo tentativo di rientrare. Ragazzi. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul... faccio niente. Gara che riprende con la Francia in possesso di palla. C'è spazio qui per Messi per attaccare. Palla buona per Mbappé. Lloris dice di no. Possibilità per la ripartenza. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Ottimo il lavoro difensivo. No! Viene controllata, pericolo. Conclusione murata. Neymar. Un buon primo tempo, certamente quello di Messi. Ha giocato bene, ha segnato anche il gol del vantaggio. È che quando in giornata diventa difficile per i difensori stargli dietro. Io mi aspetto una ripresa giocata più o meno sugli stessi livelli. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Benzema risolve con un intervento decisivo. Benzema. Ok. Capisce tutto e ferma l'azione. C'è spazio per la ripartenza. Buono. Attento in questo frangente, recupera palla. Occhio Benzema. Palla messa in mezzo da Benzema. Palla troppo sul portiere che può controllare. Occhio a Benzema. Griezmann. Bravo Marchignos. Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. Idrissa Gueye. Neymar. Occhio a Bernat. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà. Sì! Per scacciare via i fantasmi. Sì, 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 sì,
tempo. Manca ancora tantissimo. Mettiamo dentro Herrera. Il pressing ha funzionato perfettamente perché hanno riconquistato palla. E poi hanno costruito l'azione che ha portato poi al gol che stiamo vedendo. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Ah, l'avevo visto. C'è spazio per il cross. Bravi. Si inserisce bene e recupera. Vai Gueye. Idrissa Gueye. Contropiede gestito davvero male. Camminava più. Prova a cambiare gioco. Guadagna metri Griezmann. Kanté. Recuperano bene con questo tackle. No. Intercettato il lancio di Mbappé. Buono. La gioca lunga Mbappé. Occasione per Mbappé. Non si dopo l'intervento così del portiere. È fatta, ragazzi, adesso. Se prendo 3 gol non gioco più a FIFA, ve lo dico. Una sostituzione del Parì. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Calibra male il passaggio. Può metterla dentro. Arbitro fuori gioco, netto però. Messi. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Benny Eder supera il proprio marcatore. Possesso sprecato. Ancora un quarto d'ora da giocare. Attenzione a Messi. Occhio a Messi che è solo. Lloris si esalta sul tiro ravvicinato. Ben posizionato Griezmann che recupera. Benny Eder. Palla persa da Benny Eder. Wijnaldum. L'arbitro dice che il pallone è uscito. Ci sarà rimessa. Ma il suo ingresso in campo dalla panchina. Prova con questo lancio in verticale. Grande risposta da parte del portiere. Mbappé. Messi. Wijnaldum. Cerca la profondità Wijnaldum. Sono 4 le reti di vantaggio. Va bene, sono salvo. Ecco che ci viene riproposto un replay del gol e da questa immagine risulta evidente la complicità del portiere nell'occasione. Non ha coperto bene sul primo palo e poi si è fatto infilare troppo facilmente. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Ecco Pogba, fermato Pogba. Ancora 3 minuti da giocare. Ripartono in campo aperto. Pallone perso questo, possesso regalato. Vuole il lancio lungo, pericoloso. La blocca il portiere, ma che cosa si è mangiato qui? Eh sì, perché era stato bravo a involarsi verso la porta, un po' meno nella conclusione. Benzema è costretto a ripiegare per ricevere il pallone. Kanté. Perde palla. L'arbitro mette fine al match, chiudono la stagione. Oh, ragazzi. Che stagione difficile, però
Eccolo qua. Mi sa che questa non è retrocessione, ma è... Ecco. Sono rimasto in divisione 6. È stata dura, è stata una pessima stagione. Vabbè, partiamo da questo 5-1 per sperare che l'anno prossimo... Ecco, questo qui. Intanto iniziamo. Vittoria stagione. Ah, che bello. Prendo 3 punti. Pareggio stagione. E poi partita extra stagione. Oh, 9 partite e vediamo quello che succede. Sembrava che ne mancassero 2. Fortuna, va. Va bene, non è stata una gran stagione, per carità. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Una retrocessione, una salvezza tranquilla, una promozione. Vediamo, vediamo. Però il Borussia Mönchengladbach non lo prendo più. Prendo solo squadroni, ragazzi. Quindi, se mi volete consigliare gli squadroni, fatelo, assolutamente. Però solo squadroni. Ciao!